L'Abruzzo è un momento di grande riflessione sui destini dell'Abruzzo e su una strategia per questa regione. Che cosa deve venire fuori da questo incontro? Noi viviamo un momento straordinario in Abruzzo per quanto riguarda la quantità e la qualità delle risorse finanziarie. Abbiamo 2 miliardi e mezzo di euro da riversare sui progetti, sulle iniziative e sulle ambizioni degli abruzzesi. Abbiamo un formidabile patrimonio normativo nazionale e regionale per spingere in avanti i progetti. Abbiamo la piena consapevolezza delle emergenze, delle urgenze e dei bisogni che ha l'Abruzzo. A questo punto si tratta di accendere le luci delle idee. Oggi vogliamo un combattimento di idee tra operatori economici, amministratori locali, bisognosi, decisori istituzionali, figure nazionali che si occupano dell'Italia, in maniera tale che non si possa sbagliare. Noi dobbiamo evitare gli errori. Su questo fronte, questo combattimento di tipo ateniese tra persone che hanno visioni e idee farà bene subito alla macchina non solo regionale, ma alla macchina dei comuni, alla macchina nazionale. Noi vogliamo in breve tempo, spendendo il meno possibile, raggiungendo i migliori risultati possibili. Perché abbiamo scelto questo luogo magnifico, magico, straordinario? Poiché ci ricorda una stagione di successo del centro dell'Abruzzo, ci ricorda il primo rivoluzionario che l'Italia ha avuto, che è Papa Celestino V, rinunciando ha rivoluzionato. Terzo, ci ricorda anche la straordinaria bellezza di Sulmona, delle sue montagne, dei suoi luoghi, delle sue alture e anche della sua potenza. Noi su questo vogliamo costruire, consapevoli che Dio ci ha dato molto e l'uomo, se sbaglia, può anche distruggere. Su questo fronte oggi abbiamo fatto un'apertura significativa, domani ci saranno con noi il ministro De Vincenti della coesione territoriale, ci saranno 3 presidenti di giunta regionale, il presidente del Molise, che in un qualche modo prende in braccio anche Sulmona per i confini vicini e prossimi, il presidente delle Marche, il presidente della conferenza delle regioni, che è il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, ma ci sarà anche il capo dossier di Bruxelles, di tutte le partite aperte che anche l'Abruzzo ha a Bruxelles. E ci sarà il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Delrico, al quale diremo noi grazie per l'aiuto che ci ha dato durante le emergenze ambientali, atmosferiche, gli impazzimenti climatici che hanno colpito l'Abruzzo. Voglio ringraziare anche il comune di Sulmona, voglio ringraziare i tanti del centro Abruzzo che sono intervenuti.